La registrazione è in corso, buongiorno a tutti, sono le 9.05, procedo con l'appello, chi ha bisogno della giustifica la chiede. Corrente? Sì, buongiorno, presente con attestazione, grazie. Angelini? Presente. Vedoni? Presente Maria, buongiorno a tutti. Burgio? Canale? Sordini? Presente. Vecchio? Presente. Perfetto, abbiamo due verbali, quello della settimana scorsa e quello della congiunta PNRR più terza. Ok, allora riapriamo, condivido lo schermo. Allora, partiamo da quello della congiunta che mi sa che è più antico. Sì, è di novembre. Allora, eccolo qua. Allora, era quello sulle ciclabili. Allora, commissione speciale, chiaramente leggiamo solo i nostri interventi, esame documento, proposte di ciclabili direttive esistenti a quanto stabilito dal PNRR, eventuale proposta di risoluzione in merito. Commissione speciale, corrente Angiolini, canale Sordini, vecchio. Presidente, presiede la seduta. Presidente Corrente conferma l'intento di un lavoro di rete per una mobilità ciclistica efficiente che colleghi il Municipio 9 e lo stesso con la città di Roma. Alle ore, ECA, Canale. Presidente Canale, Sofia Murata precisa che i fondi presenti sono stati stanziati in fase di assestamento di bilancio. L'intervento è stato definanziato. Ne auspica il rifinanziamento, anche se ad oggi non ve ne è prova, nonostante ritenga fondamentale che venga reinserito nel bilancio 2024. Cerisola, Corrente. Il presidente Corrente si riallaccia all'intervento del consigliere Cerisola, raccogliendo la suggestione per avviare un'interlocuzione con i municipi confinanti, decimo e ottavo, anche rispetto alla ciclabile di Vigna Murata. Presidente Corrente domanda se i percorsi pedonali tipo Sentiero del Pellegrino siano o meno inseriti nell'elaborato. Ricorda che l'itinerario è stato oggetto di una progettualità regionale per un percorso ciclo pedonale con il municipio ottavo. Domanda se è inseribile in questa fattispecie oppure se si tratta di riprenderlo e presentarlo nel prossimo bando regionale se rifinanziato. Presidente accoglie il posto di lavorare integrando questo aspetto. Allora, direi che è molto rapido e indolore, due paginette. Se non ci sono osservazioni da parte dei commissari, lo diamo per approvato nella seduta odierna. Ok, Ok. allora andiamo sull'altro, chiudiamo questo. Allora, questo è quello del 14, quindi la settimana scorsa, Roma Latina, bene, corrente. Allora, il Presidente fa una breve introduzione dell'argomento, riassumendo quanto avvenuto nelle precedenti sedute e le motivazioni della Giunta che ha richiesto un nuovo passaggio in commissione per approfondimenti. Consigliere Bedoni ringrazia per gli aggiornamenti e le informazioni aggiuntive pervenute. Crede che le grandi opere restino centrali per il Paese. Domanda al consigliere Cerisola, alla luce delle informazioni ricevute e a quanto richiesto dalla Giunta, se ha apportato modifiche al testo. A suo parere, se resta così, sembra inutile perché si chiedeva un'implementazione. Se non ci sono modifiche alla proposta di risoluzione, il suo voto resterà contrario. Presidente Corrente, analizzando le slide inviate dal commissario straordinario Mallamo, sembra che si tratti. Allora, sì, Presidente Corrente,
sembra che si tratti di bypassando Pomezia. Sì, presidente Corrente, analizzando le danni inviate dalla commissaria nazionale Malamo, al presidente Corrente. Sì, facciamo così, bravo, okay. Perfetto. Sì, presidente Corrente, sembra che si tratti di una piccola modifica della puntina, bypassando Pomezia ed Aprilia. A suo parere sarebbe più opportuno un ministero delle piccole opere per marciapiedi, eccetera, ma la sua opinione personale. Cerisola, lo mandiamo anche Cerisola e Alleori, okay. Perché sì. Erano ospiti nostri, una sostituzione, un ospite. Allora, Cerisola, Burgio. Cristina Burgio osserva che ognuno ha idee diverse. Personalmente ritiene che questa autostrada sarebbe importantissima a livello turistico, un arricchimento del Lazio, della provincia di Roma e di Latina, utile anche allo sviluppo industriale ed anche commerciale ed è favorevolissimo alla sua realizzazione. Non comprende perché se si è già espresso parere si debba tornare a discutere dell'argomento. Il presidente Corrente riferisce che è stato richiesto espressamente dalla Giunta. Il consigliere Bedoni, alla luce di una chiara indicazione della Giunta, si dichiara basito dal fatto che il consigliere Cerisola non voglia modificare la proposta di risoluzione. Tra l'altro, ricorda che i fondi PNRR non sono solo fondi destinati all'ecologia, prevedono interventi mirati a un miglioramento di accessibilità di viabilità delle strade. Ricorda che inizialmente i fondi PNRR prevedevano circa 150.000 euro per migliorare la viabilità, riducendo l'inquinamento. Si proclama allibito di... Sì? Io, allora, questo passaggio era molto più lungo, la povera Maria, secondo me, si è trovata pure in difficoltà a scrivere tutto. Quindi io semplificherei questo passaggio alla grande, dicendo... alla luce di una dichiarazione della Giunta si dichiara basito del fatto che il consigliere Cerisola non voglia modificare la proposta di risoluzione. Okay. Tra l'altro ricorda che i fondi PNRR non sono solamente destinati, o meglio Maria metterei, tra l'altro ricorda che i fondi PNRR sono destinati a un insieme di varie opere. Tagliando tutta questa parte, prevedono interventi mirati, un miglioramento di accessibilità, ricorda che i fondi PNRR prevedevano e dopodiché lascerei, vedendo che è rientrata in sedura consigliere, auspica in qualche forma di miglioramento, perché a suo parere si è al teatrino dell'assurdo. Si è al teatrino dell'assurdo, mi piace molto. Va bene, allora aspetta, tra l'altro dire che ricordo... ero presente alle 9:10. Ok, scusami Maria, un attimo, che sì, secondo solo. Allora, tra l'altro ricorda che i fondi PNRR sono fondi destinati a interventi mirati a un miglioramento di accessibilità e di viabilità delle strade? Sì, anche ad un miglioramento di accessibilità e di viabilità delle strade. Ok, quindi togliamo. Poi toglierei tutta questa parte, ricorda che inizialmente i fondi PNRR, per carità, sì. Chapeau a te che ti sei impegnata. Tutto questo, e arriverei direttamente a vedendo che è rientrata, lascerei anche si proclama libido di fronte a una proposta di risoluzione che non si vuole minimamente modificare, vedendo che è rientrata, taglierei quel pezzo lì, ricorda che inizialmente i fondi PNRR prevedevano circa 150.000 euro per migliorare la viabilità riducendo l'inquinamento, perché lì c'è tutto il discorso di quelli che hanno finanziato sulla bretella, ma è troppo lungo, questa la taglierei. Okay. Grazie, okay. Grazie Presidente. Grazie a lei. Maria, dimmi se è a posto, io procedo. Sì. Ok. La consigliera Canale ritiene che la proposta di risoluzione fosse tornata in commissione perché la Giunta, come la commissione, non era unita nel parere. Propone di fare proposte alternative che il firmatario potrà accettare o meno. Ricorda che il commissario straordinario Malamo aveva detto che avrebbe fatto una nuova proposta, ma non sa se è stata fatta. Il consigliere Bedoni, ringraziando la consigliera Canale per essere aperta e disponibile al dialogo, ricorda che un paio di proposte erano state fatte. Presidente, posso modificare anche questa? Chiedo scusa. Sì. Maria, ok, ricorda che un paio di proposte erano state avanzate nelle precedenti commissioni per migliorare la risoluzione. Tutto qui, grazie. Ok. Ok, il consigliere Burgio precisa di aver citato Latina solo come esempio. Gaeta, non Latina. Era Gaeta, esatto. Gaeta, sì. Scusa. Sì, ok.
Per permettere agli uffici di procedere a una protocollazione, il Presidente concede una breve pausa. La seduta riprende 12.35, al momento la Consiglia Canale non risulta collegata. Il Presidente pone in votazione la risoluzione proposta con il seguente esito. Presenti 4, votanti 4, favorevoli 1, contrari 3, astenuti 0. La Commissione esprime parere contrario. Il Presidente ricorda che si potrà emendare in Consiglio avendo tempo per meditare su, che eventualmente si potrà emendare in Consiglio, okay, avendo tempo per meditare su eventuali modifiche. Alle 12.40 la Consiglia Canale si ricollega riferendo aver perso la connessione che, fosse stata online, avrebbe espresso parere favorevole, cosa che farà in Consiglio. Per il quarto punto dell'ODG, il Presidente rappresenta di aver accolto la proposta espressa in Consiglio del consigliere Cinisola sulle proposte ciclabili e propone un emendamento alla proposta di risoluzione votata in seduta congiunta delle commissioni PNRR e terza. Esauriti tutti i punti all'ODG, bla bla bla. Allora, se non ci sono ulteriori modifiche o suggerimenti o interventi, lo approviamo come commissione e lo mandiamo al consigliere Girisola e al consigliere Alleori. D'accordo. Va bene. Allora, ritorniamo in commissione. Allora, vedo, sì, no, informo i commissari che nella cartella posta ad esaminare Teams, ho fatto questa mattina una cartella nominata CDQ Molino, nella quale c'è l'email che il presidente Vitale mi ha inviato con una cartella con gli allegati, che sarà il tema dell'argomento di oggi. Ho già contattato prima della convocazione l'assessore Angelucci, che ha dato la sua disponibilità dalle 9.30, quindi io farei una piccola pausa fino alle 9.30, permettendo ai commissari, insomma, se ne hanno voglia, interesse, di intanto visionare la cartella, perché saranno due temi ben specifici: l'attraversamento pedonale e l'illuminazione pubblica. Peraltro mi avevo fatto anche un sopralluogo in quel quartiere là un annetto fa, abbondante se non sbaglio, e quindi, insomma, con l'occasione della pausa diamo un'occhiata a questo materiale a chi non l'avesse ancora visto e ci ricolleghiamo alle 9.30 con l'arrivo dell'assessora e degli ospiti, che sarà il comitato di quartiere Molino. Interrompo la registrazione, sono le 9.17. Ok, a dopo. 9.37. Bene, buongiorno, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'audizione del comitato. Buongiorno. Allora, riprendiamo la registrazione, la commissione al punto 2 con l'audizione del comitato di quartiere Molino in merito alle problematiche di viabilità su Via Ardeatina, esigenze di illuminazione pubblica nel quartiere. Questa convocazione nasce da un'email che mi ha mandato il presidente del comitato di quartiere Molino, Marco Vitale, che ringrazio della presenza, segnalandomi, insomma, tutta una serie di situazioni ancora aperte sull'annoso problema da una parte dell'attraversamento pedonale e dall'altra dell'illuminazione pubblica. Io questa mattina, lo dicevo ai commissari, ho caricato sulla piattaforma una cartella CDQ Molino con il testo delle mail del presidente Vitale e gli allegati che mi ha inviato. Sono due note di Città Metropolitana, più o meno speculari, insomma, poi magari diamo un'occhiata, o comunque se le illustra il presidente, che, insomma, sollevano delle problematiche di competenza rispetto agli interventi da fare, e poi alcuni atti votati anche nelle consigliature precedenti in merito, appunto, agli interventi che non sono stati fatti. Però lascerei la parola al presidente Vitale per un'illustrazione più puntuale e precisa della mia. Grazie. Grazie presidente. Veramente, diciamo, le questioni erano già abbastanza note. Il problema è che ovviamente si stanno anno per anno sempre di più aggravando, e per quanto concerne l'illuminazione pubblica sulle perpendicolari di via Ghigliani, diciamo, stiamo assistendo a furti in abitazione in maniera notevole, non soltanto in questo periodo, ma diciamo registrando il fenomeno da due anni a questa parte. Per quanto concerne invece l'attraversamento pedonale di via Ardeatina, io vorrei ricordare a me stesso e a tutti che è già stato teatro di un incidente mortale nel 2017,
E diciamo, siccome il problema è sempre di queste benedette competenze, io ormai 2 anni e mezzo fa ho mandato richiesta di chiarimenti a Città Metropolitana e Roma Capitale. Città Metropolitana ha risposto, Roma Capitale manca. Chiudo, faccio un'ultima chiosa dicendo che io ho richiesto, insomma, che venga fatto comunque un atto politico, magari una risoluzione del Consiglio Municipale, perché quello è un atto politico forte, e che poi questo atto venga sollecitato e dalla Presidente e dall'assessora competente. Ultime due cose che avevo e poi mi taccio erano i parcheggi del centro polifunzionale Il Molino a via Giovan Domenico Nardo e quello a via Ignazio Molina, che diciamo quelli sono di competenza del Comune di Roma, del Municipio, anche se c'è un'acquisizione da parte del Comune verificata dall'ufficio tecnico del nostro Municipio e manca l'immissione in possesso che non siamo riusciti a verificare neanche col Dipartimento Patrimonio e neanche col Dipartimento PAO, che se ne è guardato bene dal rispondere alla nostra richiesta. Tutto qui. Grazie Presidente Vitale. Allora, io ho condiviso a favore di Commissione, se non l'avete già letta, la risposta del 28-2-22 di Città Metropolitana, che metteva in copia sia Dipartimento Mobilità, la Direzione Municipio e la Direzione Tecnica, per conoscenza Assessorato Mobilità, quindi parte tecnica e parte politica, Presidente Municipio Assessorato, rispetto alla richiesta delle pensiline, quindi comunque un tema che abbiamo sfiorato prima. Il tema, comunque, quello che emerge dalla loro risposta, l'illuminazione pubblica, così come i marciapiedi, i percorsi pedonali, nonché le fermate del bus con relativo attrezzamento, costituiscono opera di urbanizzazione di competenza del comune territorialmente competente, che in tali aree impone norme di circolazione connesse al centro abitato, ovvero differenti dalla disciplina di transito che normalmente si svolge sulle strade provinciali a qualificazione esturbana, quale è l'Ardeatina Estragra, sottolineo io. Per l'anzidetto motivo, il comune deve provvedere, oltre che alla manutenzione delle pertinenze stradali, anche a tutta la segnaletica verticale e orizzontale relativa alla disciplina di transito imposta sia veicolare che pedonale, mentre l'ente proprietario della strada, Città Metropolitana, provvede alla manutenzione strutturale della partita carrabile e alla segnaletica verticale e orizzontale relativa alla struttura e geometria della strada. Titolo esemplificativo e non esaustivo: curve pericolose, dossi, cunette, ostacoli, stringimenti, strisce di margine e mezzeria. Cita una normativa di riferimento e specificato quanto sopra, si fa presente che questo ente, in attesa che Roma Capitale, ai sensi del codice della strada, perfezioni la presa in consegna dei tronchi stradali già urbanisticamente perimetrati, in qualità di attuale proprietario rilascia unicamente nulla osta di ottemperanza al codice della strada alle istanze di allestimento di fermate bus avanzate successivamente realizzate dall'amministrazione territoriale competente. Stante tutto quanto sopra rilevato e constatato, lo stato dell'attrezzamento della fermata bus da voi segnalato, si richiede formalmente a Roma Capitale, nelle sue estensioni strutturali, di provvedere con la massima solerzia al ripristino delle condizioni minime di fruibilità e sicurezza di decoro urbano delle pensiline in oggetto, altrimenti si dovrà porre in essere d'ufficio la compartimentazione della struttura per la salvaguardia della pubblica incolumità. L'altro testo più o meno uguale, insomma, ho fatto un po' copia e incolla, ma perché comunque il tema è quello, cioè di competenze. La Città Metropolitana interviene relativamente al sedime stradale, qua è sulla richiesta del semaforo pedonale, e anche qua è un copia e incolla. La pendente stradale, oltre segnalettica, bla 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 bla, e quindi questo è. Assessora Giurci, lei aveva è chiaramente a corrente, no, di questa faccenda, ha avuto una serie anche di interlocuzioni, anche sopralluoghi in loco, no, su questo. C'è qualche stato di avanzamento dei lavori e serve una nostra risoluzione che in qualche modo dia anche, diciamo, forse forza o comunque l'appoggio, diciamo, del Consiglio su questa faccenda, ma anche se ci aggiorna un po', vediamo un po' come muoversi, insomma. Allora sì, buongiorno di nuovo a tutti, buongiorno Marco Vitale, Presidente del Comitato, ben trovato.
Allora sì, noi abbiamo fatto più volte incontri, insomma siamo a conoscenza un po' tutti quanti di quella situazione che non è di oggi, appunto una situazione annosa. La diatriba e quindi il punto di caduta delle competenze è centrale. Su questo diciamo che già dalla primavera abbiamo iniziato un tavolo di lavoro con Città Metropolitana e tutti i dipartimenti di Roma competenti, proprio per venire a capo una volta per tutte di questi benedetti centri urbani perimetrati e quindi delle competenze sia dei centri urbani sia Mi sulla scusi, città. assessore, se le interrompo. Si era scollegato Marco Vitale mentre interveniva lei. È rientrato ora. Se brevemente può riprendere dall'inizio. Sì, Grazie. certo. No, Mi scusi. tanto diciamo, Marco Vitale lo sa molto bene, abbiamo fatto sopralluoghi, quindi le cose che lui ha raccontato e che ha detto anche insomma, voi presidenti insomma, mi sono note anche a tutti quanti, perché sono problemi annosi che stanno lì e chiaramente se le cose poi non si risolvono diventano criticità sempre più grandi. Però lì il tema centrale è oltre, allora dividiamo, un conto sono le cose all'interno, diciamo, del nucleo abitato del quartiere. E quindi non so se ci sono buche, problemi appunto dell'illuminazione pubblica interna, come diceva prima Marco, e sono cose che vediamo come municipio, per quanto di competenza del municipio rispetto alla manutenzione appunto strade e marciapiedi, segnaletica. E l'illuminazione pubblica con il Comune di Roma. Si apre uno spiraglio perché è stato, diciamo, modificato l'accordo con ACEA tanto da poter permettere ad ACEA di ampliare la rete di installazione di illuminazione pubblica che invece fino a qualche giorno fa, diciamo, era bloccata e quindi procedevano solo con gli interventi di riparazione. Quindi stiamo provvedendo, anzi vi sollecito, nel caso voleste appunto concorrere a presentare luoghi dove manca l'illuminazione pubblica completamente, quindi dove si può andare a richiedere, perché vi ricordate tempo fa, faccio un inciso, un po' di tempo fa vi avevo chiesto, perché mi era arrivata a mia volta una richiesta da parte dell'assessora Segnalini del Comune di Roma, proprio sulle criticità dell'illuminazione pubblica, ma a pali spenti, quindi non mancanti, ma a pali spenti. E la commissione mi aveva fornito un elenco che poi ho mandato all'assessorato. Adesso però invece possiamo rinforzare quell'elenco con la richiesta di nuovi pali della luce, di nuovi impianti. E quindi questo è uno di quelli che noi stiamo mettendo dentro per chiedere chiaramente. Poi vediamo nell'interlocuzione con l'assessorato e con ACEA che cosa, insomma, come spingere a nostro favore su criticità appunto storiche e comunque su zone che più di altre sono isolate, più di altre hanno appunto delle difficoltà di contatto anche con il resto della città. E questo per l'interno del quartiere. Per quanto invece riguarda la giardinatina, dicevo, stiamo facendo dei tavoli con Città Metropolitana e con tutti i dipartimenti comunali competenti, quindi mobilità, lavori pubblici, PAO, urbanistica, patrimonio, tutti, per dirimere una volta con la consigliera delegata di Città Metropolitana le infrastrutture, i tecnici del Comune di Roma, appunto, dipartimenti e di Città Metropolitana, la polizia locale, perché era nata come tavolo per la sicurezza della Via Ardeatina e poi abbiamo aggiunto anche la Via Laurentina all'Adere, perché comunque sappiamo quanto è pericolosa anche la Via Laurentina. Sulla Via Ardeatina appunto c'è questo dissidio, diciamo così, perché come risponde Città Metropolitana afferma che non c'è nessuna competenza oltre la manutenzione del manto stradale. Quindi loro, se ci sono fermate di autobus, se ci sono marciapiedi mancanti o comunque non in perfetto stato di manutenzione, cioè tutto quello segnaletica non prettamente legata alla mobilità stradale, tutto questo non compete loro. Perché? Perché ci sono i tratti che sono i tratti urbani perimetrati.
quindi, essendo tratti urbani perimetrati, diciamo, rientrano nella qualifica di, diciamo, di prossimità e quindi di quartiere, in qualche modo, del Comune di Roma, e come tale è il Comune di Roma che deve intervenire. Il Comune di Roma, però, anche se non l'ha ancora verbalizzato in una nota, perché non ha risposto, come dice anche il Presidente Vitale, in realtà però afferma il contrario, dice no, tutto quello che sta sulla via Ardeatina deve essere tutto, anche Roma Servizi per la Mobilità, deve essere, ha detto la stessa cosa più o meno, deve essere tutto legato alla città metropolitana. Per esempio, facciamo l'esempio proprio topico. Allora, c'è il semaforo di Falcognana, un semaforo pedonale, ormai lo conosciamo tutti. Da quando siamo in municipio, quindi 2 anni, tre volte abbiamo chiesto l'intervento di Città Metropolitana per la sua riparazione, perché era spento già da 2 anni in precedenza, è stato riaggiustato e poi dopo un po' si è di nuovo rotto, comunque insomma sì, si è spento. Poi perché era settembre avanzato, di nuovo si è rotto, c'è stato un intervento di Città Metropolitana, però poi insomma si è ridotto un'altra volta. Cioè, allora a questo punto, lì pure è questo il tema. Cioè, loro dicono, Città Metropolitana dice no, non è competenza nostra e lo dovete sistemare voi. Poi Comune, chiaramente, il Comune dice no, quello no, su lì è Città Metropolitana e stiamo andando avanti così, però c'è il punto di fermo, no, su questa roba qua, cioè finché non ci sarà un vero e proprio atto, no, di presa in carico da parte di Roma Capitale ufficiale, perché non c'è, di questi centri urbani perimetrati. È vero che la Città Metropolitana può farlo d'ufficio, li può dare, li passa, però finché non ci sarà invece un passaggio scritto, e stiamo aspettando quindi l'assessorato all'urbanistica e PAO che ci fornisca i dati dei centri urbani perimetrati e quindi ci permetta in qualche modo di portare a termine questo iter, dovrebbe continuare a sostenere le riparazioni necessarie, appunto queste vitali, adesso non mi fa il gioco di parole, però insomma vitali, quali il semaforo, l'attraversamento pedonale, la messa in sicurezza della fermata dell'autobus, dovrebbe essere Città Metropolitana, a mio avviso, cioè da quello che emerge dalle nostre discussioni, che se ne dovrebbe fare carico. Quindi noi come municipio stiamo insistendo su questo, perché se diventa soltanto una questione di chi è competente, cioè noi non usciamo vivi e soprattutto non facciamo un buon servizio alla cittadinanza. Buon servizio è che comunque c'è un'amministrazione che lavora in filiera, perché municipio, Comune di Roma e Città Metropolitana, ma non lo dico per un fatto politico, cioè non lo dico per un fatto di colore politico, dico proprio in filiera per l'armonizzazione, ecco, diciamo così, delle competenze e degli incarichi che hanno, deve comunque portare a termine queste richieste. Io sto insistendo su due cose in particolare: il semaforo di Falcognana, che vabbè sta un pochino più lontano rispetto al punto che trattiamo oggi, però è degno di essere insomma citato, e l'attraversamento pedonale in sicurezza lì a Molino. Questo, diciamo, perché tutto insieme abbiamo provato appunto a fare il tavolo interistituzionale, mettendo tutto insieme, a buon senso si capisce che tutto insieme non si può ottenere, e quindi andiamo sulla sicurezza pedonale, che poi è stradale, che mi sembra che anche l'intento della commissione e insomma di tutto il consiglio, no, come tema centrale l'abbiamo assunto, perché è appunto fondamentale per il benessere delle persone, per la sopravvivenza delle persone. E quindi diciamo stiamo portando avanti questi due temi: all'illuminazione pubblica, attraversamento pedonale protetto Molino e semaforo Falcognana. Diciamo, su questi tre punti io mi attesterei come già un percorso già di successo, se a breve riiremo a portarli a termine. E chiaramente c'è poi la questione di quella pensilina ammalorata, che è stata incidentata, e che quindi da quel momento ci siamo accorti tutti che c'era la pensilina, perché prima stava lì tranquilla, faceva il suo lavoro,
da quel momento è diventata invece un problema, perché nessuno è titolare di quella pensilina. In pratica non appare che nessuno formalmente è titolare di quella pensilina, che anche mi sembrava anche fosse, diciamo, leggermente diversa di forme rispetto alle altre pensiline che ho, insomma, quelle ufficiali, e capire poi se lì c'è realmente uno spazio, perché poi sull'Ardiatina c'è tutto il tema della sovrintendenza, c'è tutto il tema dell'ampiezza, capire se lì c'è veramente possibilità di far mettere una pensilina nuova, ma è chi porta via quella vecchia intanto, e come mettere in sicurezza quella fermata. Però quando si parla di sicurezza delle fermate dell'autobus, dobbiamo essere cauti, perché se si pone il tema della sicurezza e gli uffici competenti vanno e verificano che lì non ci sono gli estremi per la sicurezza della, cioè per gli estremi per la sussistenza di una fermata dell'autobus, ATAC le chiude, come ci è successo su Via Schienze sotto Vitinia, che i cittadini hanno fatto la richiesta perché percepivano l'insicurezza di quella fermata, e lì è stata chiusa, e poi per farla riaprire ci abbiamo messo più di un anno. Ecco, siccome sull'Ardiatina diventerebbe, e soprattutto lì davanti a Molino, diventerebbe più critico non avere la fermata piuttosto che averla sgarrupata, permettetemi il termine, dobbiamo cercare di essere cauti e di procedere per il meglio, senza creare ulteriore disagio alla cittadinanza. Ma io vi ho detto un po' di cose, il quadro che faticosamente stiamo mettendo insieme, e quindi è giusto se la Commissione e il Consiglio possono in qualche modo sostenere questo percorso, che già era noto chiaramente, è tutto accettato chiaramente. Grazie. Grazie a lei, Assessore. La ringrazio dell'aggiornamento. Quello che emerge anche rispetto al discorso dei centri perimetrati, no? Condivido la risposta di Città Metropolitana, che sicuramente tutti conoscete perché è arrivata anche a voi, fa riferimento a una delibera di assemblea capitolina, no? Riferimento alla nota pervenuta, come dicevo, è stata provinciale di Latina, costituisce tratti traverso interne comune di Roma in quanto ricadente in centro abitato delimitato con deliberazione assemblea capitolina 21-16-4-2015, che è quella del PGTU. Secondo i seguenti caposaldi, da incrocio con via di Fiorenello a via Don Umberto Terenzi Molino. Quindi questa perimetrazione, cioè, esiste già, cioè è già di Roma Capitale tutto questo. Anche il tratto dell'Ardiatina si direbbe da questa nota di Città Metropolitana. Quindi è il comune che deve intervenire anche sul. No, sì, ascolti, Presidente, era questo il discorso che facevo io. Poiché il tema era su tutto il tratto dell'Ardiatina, compreso che insiste sul territorio del Municipio 9, il lavoro veniva fatto su tutto questo tratto, e quindi si stava lavorando sulla presa in carico di tutti i centri urbani perimetrati del territorio di questa strada. Quindi era un po' più ampio. Quindi un discorso più generale, ecco, diciamo. Sì, no, certo, più generale. Sì, il tavolo di lavoro è sulla sicurezza stradale dell'Ardiatina, del tratto del Municipio 9. Quindi erano tutti i vari tratti di Divinamore, Molino, Falcognana, eccetera, eccetera. Sì, però quello che mi chiedo, che non capisco, se è già in carico a Roma Capitale, no? Perché appunto è già perimetrato, perché non abbiamo un processo per intervenire? A richiesta, insomma, a esigenza. Aspetta, del territorio. No, non è che non abbiamo un processo, è che diciamo c'è una... Non c'è condivisione di intenti tra
il Dipartimento e Città Metropolitana in merito. Chiedono, cioè loro stanno facendo ulteriori approfondimenti. Loro chi? Il Dipartimento. Ah. Dipartimento Mobilità, Dipartimento Lavori Pubblici, che poi deve eseguire i lavori. Uh-huh. E questo. Quindi però diciamo che è una cosa che non è che c'ha una scadenza libera, è un aggiornamento che noi dovremmo uh-huh. avere. Il tavolo c'è stato a novembre, il primo dicembre, cioè, oppure a fine novembre, quindi eravamo in attesa del terzo passaggio, che sarebbe stato questo del chiarimento definitivo, penso a gennaio più o meno. Uh-huh. Sì, le ho chiesto la parola al presidente Vitale. Oh, grazie Presidente. No, io cioè, sono soddisfatto della risposta sull'illuminazione pubblica, anche perché mi sembra che ci sia un accordo per 65 milioni di euro di nuova illuminazione pubblica con Acea, quindi se devo mandare un'altra pecca io la mando con le vie e diciamo la metratura delle vie e quanti lampioni servono, no? Quindi per me non ci sono problemi, basta che mi dice sì o no. Tanto la richiesta l'ha già mandata, però la posso rinviare tranquillamente. Per quanto concerne, diciamo, gli altri problemi su Via Ardeatina, io no, per l'impegno dell'assessora e della commissione, per carità, perché tanto lo sanno benissimo gli astanti, però il problema è che non si vuole intervenire, perché c'è poco da fare per la scellerata riforma del Rio, che poi non è nemmeno andata a compimento per il noto referendum. Cioè ha messo in condizioni di non avere un consiglio metropolitano che possa decidere sui nostri problemi. A maggior ragione, cioè, io vorrei sentire l'onorevole Patanella, l'onorevole Segnalini su queste questioni che non l'ho mai sentiti. Cioè, qui urge una risposta di Roma Capitale messa per iscritto e data a tutti, cioè non è che gli uffici stanno ancora, cioè l'ingegner Riccardo di Città Metropolitana si è reso disponibile anche su input del Comune di Roma a eseguire i lavori, quindi cioè non ci sono scusanti da questo punto di vista, cioè o si interviene o non si interviene, calcolando che già sono passati 2 anni di questa amministrazione, cioè e il tempo sta cominciando a stringere, quindi o si fa un passo in avanti, oppure, cioè, questa è la quarta volta che cioè, stiamo in commissione a dirci sempre gli stessi problemi, ma non per altro, perché sappiamo che il municipio ha competenze limitate, però, cioè, mai si mettono queste opere in cantiere e mai arriviamo a Dama. Io francamente penso che qualcuno dovrebbe bussare all'onorevole Patanè e dire che cosa stiamo facendo per questo attraversamento pedonale, cioè non è che ci sono più scuse se quello è il Dipartimento Mobilità, quindi cioè non è che gli uffici stanno, no, gli uffici cioè devono prendere atto che quello è così, se c'hanno qualcosa in contrario lo mettono per iscritto, ma non penso che alla luce insomma delle risposte, insomma dell'ovvietà, anche perché cioè la legge non è che l'ho fatta io, l'ha fatta il legislatore e loro si devono adeguare a quello che ha fatto il legislatore, tutto lì. Marco, stiamo arrivando a questo risultato, stiamo arrivando a questo con i tempi, diciamo, non proprio rapidi della pubblica amministrazione, ma questo è il percorso, mettere appunto tutti gli attori competenti intorno a un tavolo, farli confrontare, non, scusa. Sì, andate tranquilli. Proprio mettendoli insieme, perché allora andare a parlare con una persona, cioè capisce che è sempre un tu per tu, mentre invece metterli seduti intorno a un tavolo, cioè metterli, no, che non è che sono bambini che uno li mette seduti, convocarli e far sì che insieme si collabori per il raggiungimento di una decisione univoca e quindi del risultato a favore della cittadinanza, è l'obiettivo ed è lo scopo di questo nostro percorso amministrativo e politico, che con dedizione e pazienza stiamo cercando di costruire. Quindi l'obiettivo è il risultato, è i tempi dell'amministrazione pubblica, anche quando sembrano ovvi, sono sempre un po' più lunghi rispetto alle esigenze della cittadinanza.
però cioè, non è che uno dice mi metto il cuore in pace, non me lo metto il cuore in pace, ma lavoro per arrivare all'obiettivo, e che è questo che stiamo facendo. Quindi diciamo che a mio avviso nei primi mesi dell'anno nuovo riusciremo ad ottenere, a cominciare, ecco, cominceremo ad ottenere i risultati. Questo è un po' quello che mi sento di dire, e di non promettere, ma di sostenere, ecco, con il sostegno anche chiaramente della commissione e del consiglio e del comitato di quartiere, che è fondamentale in questo percorso, perché quindi quando lei dice devo rimandare, lei rimandi tutto quello, anche il più dettagliato possibile, perché più dati anche abbiamo già pronti come municipio da sottoporre agli uffici competenti, e più facilitiamo il processo. Ok, grazie Assessore. Nel frattempo io condivido anche a favore di commissione per una riflessione, insomma, che magari può interessare tutti se riesco a condividere, perché ho guardato la famosa delibera 21 del 16 aprile 2015, che è l'istituzione del PGTU, Piano Generale Traffico Urbano, e nella perimetrazione, adesso magari si vede poco perché è in piccola, ma lo ingrandiamo, forse troppo, eccolo qua, c'è Molino, c'è inserita la parte di Umberto Terenzi, perso, allora questa parte, eccola qua, Castel di Leva, Ardeatina, via Ardeatina, altezza via Don Umberto Terenzi, allora, però visivamente ancora più evidente. Quindi io non capisco quali carte c'è. Ecco, allora, questa è solo una parte, perché poi la parte sopra non c'è. Però questa è l'Ardeatina e questo è il quartiere Molino, Santa Felicola, insomma, quella parte lì, no? Correggetemi se sbaglio. Quindi è delimitato ai sensi del codice della strada, cioè è di Roma Capitale questa roba, è del Dipartimento Mobilità e Trasporti questo atto, che è appunto l'allegato al PGTU relativo alla perimetrazione. Non capisco qual è il, però vabbè, sono tonto io. Non capisco qual è il problema ostativo all'intervento di Roma Capitale su quel tratto di strada che è perimetrato e quindi è di competenza di Roma Capitale. Sembra essere, insomma, poi per carità. Però magari lo approfondiamo, magari se lo approfondiamo, insomma, in altra sede. Va bene, quindi un atto a questo punto non serve per tornare, insomma, al tema, perché c'è, il processo è già avviato. Assessora. Marco Vitale, sì. Sì, certo, stiamo facendo questi tavoli proprio su questo tema, quindi okay, il processo è avviato. Ok, perfetto. E poi, insomma, come volete, ecco. Non... No, se serve, non è che abbiamo bramosia di produrre e distruggere parte del... Aspetta un secondo. No, il tema è anche... rispetto a quello che già, tra l'altro, c'è stato già un atto di consiglio sulla sicurezza pedonale e stradale che è stato fatto collegato al bilancio. Sì, sì, l'abbiamo fatto come commissione, sì, è passato la settimana scorsa. Certo, è più generalizzato, non è nel dettaglio quello legato a Molino, però non è che Molino sta da un'altra parte. No, infatti. Vedo che Marco Vitale ha chiesto la parola, quindi do la parola volentieri. No, era soltanto, cioè, diciamo che la perimetrazione è ovviamente, cioè, mo non mi ricordo che se l'avevamo vista in commissione, comunque l'ingegner Riccardo, che non è proviene da Marte, proveniva dal Comune di Roma e adesso lavora per Città Metropolitana. Sì. Quindi, cioè, le cose... le sa molto bene, visto che poi ha pure risposto anche in tempi amministrativamente fattibili. Quindi penso che a questo punto non so perché non si intervenga o quant'altro, però ne prendiamo atto, che speriamo che
l'anno venturo sia l'anno decisivo. Io, se volete, rinvio tutto tramite PEC ai dipartimenti e al municipio, però io più di questo, cioè, sinceramente, non posso fare. Aspetto, aspetto comunicazioni da chi insomma deve prendere queste decisioni, anche perché vorrei ricordare che il sindaco di Roma Capitale è anche il sindaco di Città Metropolitana, quindi, cioè, non è che parliamo di due enti separati, parliamo di uno stesso, tra virgolette, ente che fa capo a un'unica persona. Quindi, più di così io sinceramente non posso fare. Speravo che con questa amministrazione, anzi spero che con questa amministrazione si riesca a divenire al nostro obiettivo, perché noi potevamo chiedere benissimo una rotatoria lì su Via Fioranello, che sarebbe stata all'uovo, quindi non l'abbiamo fatto. Volevamo chiedere sulla sicurezza, cioè, volete che le pensiline vengano tolte oppure vengono tolte le penisole? Perfetto, però voi poi dopo dovete assumere pure la responsabilità di fronte ai cittadini, perché, cioè, qui invece di andare avanti, cioè progredire nelle cose, vengono tolte le cose, e quelli sono tutti i servizi tolti ai cittadini. Cioè, è un conto è levare la pensilina del bus quando ovviamente viene troncata da un incidente, e va bene, quello mi sta pure bene. È un conto non ripristinarla, perché dopo si fa un problema di sicurezza. Allora si fa un problema di sicurezza a 360 gradi su Via Ardeatina, non soltanto levare dei servizi che adesso sono stati forniti ai cittadini. Quindi penso che ci abbiamo tanto da lavorare. Io comunque a breve rimanderò delle PEC con queste richieste, speriamo che prossimamente vedremo dei risultati. Grazie Marco. No, concordo sul fatto che comunque ci deve essere una visione generale sulla, se si parla di sicurezza, non si possono intervenire sulla pensilina che non è a norma, come verosimilmente una buona percentuale di pensiline extragradi l'intera capitale, insomma, questo è un dato ufficiale, ma se si parla di sicurezza si parla di sicurezza tutto tondo, quindi tolgo la pensilina perché non è norma, però ti garantisco, ti permetto di attraversare la strada in sicurezza, e ogni altro tipo di intervento sulla sicurezza dell'intera Ardeatina, dell'intera, insomma, sedime stradale di Roma Capitale. Quindi su questo procediamo così. Allora, io direi che a questo punto un atto di risoluzione non serve, perché il processo è già avviato, ci sono i tavoli dai quali, insomma, con l'anno nuovo dovrebbero esserci, con l'inizio dell'anno nuovo deve esserci qualche novità. E più che monitorare la situazione, insomma, anche magari con un refresh, con una nuova convocazione da qui a, diciamo, 5-6 settimane, insomma, giusto per, lasciamo il periodo, insomma, natalizio, direi per fine primi di febbraio, ecco, per capire se ci sono novità. Se poi ci sono novità anche prima, eventualmente poi l'assessore, come di consueto, lo riferisce alla commissione, e siamo tutti, insomma, soddisfatti di un obiettivo raggiunto, insomma, piccoli passi, insomma, però si cerca di portare a casa qualcosa, ecco. Interessante il discorso sull'illuminazione stradale, perché se quello, appunto, alla luce anche del finanziamento, della segnalazione e l'attenzione alle periferie che dobbiamo comunque dare, ben vengano, insomma, tutti gli interventi migliorativi dove l'illuminazione non c'è. Più che migliorativi, sono proprio strutturali, ecco. Quindi su quello anche lì l'assessore ci aggiornerà su questo processo. Commissario, hanno qualche riflessione da fare su questo tema, se no possiamo anche, se anche gli ospiti non hanno altro da aggiungere, possiamo anche chiudere il punto alle 10:15 e direi di aggiornarci, insomma, da qui a un mese. Presidente Vitale, senti. No, Presidente, io allora che faccio? Mando di nuovo le richieste all'attenzione della Commissione, dell'assessora e ovviamente di Roma Capitale. Io, sì, così ha detto l'assessora, se serve, come diciamo. Se siete d'accordo, se serve, perché ulteriore incentivo, cioè, a tutto quello che serve. Lasciamoci che praticamente il comitato fa quello che deve fare, l'assessora fa quello che deve fare, tutti fanno quello che devono fare, però basta che ci date dei compiti precisi, noi quello che possiamo fare facciamo. Certo. Tutto quello che è nelle nostre possibilità noi facciamo, speriamo che
a Roma Capitale facciano lo stesso, perché cioè, qui il gioco dei tre cantoni pure, cioè, è ora pure che finisca. Perché, anche no, certo. No, perché Presidente, qui cioè, ci sentiamo pure un po' presi in giro, perché qui ZTL, poi però bisogna portare pure i servizi della ZTL, ci siamo capiti. Qui invece d'anno avanti noi torniamo sempre indietro, e ste cosette non vanno per nulla bene, insomma. Quindi noi facciamo la nostra parte e speriamo che pure qualcun altro si ricordi di farla, insomma. Certo, sicuramente, certo. Indietro non torniamo, questo possiamo assicurarlo. Grazie. No, va grazie bene. A lei. Allora, io ringrazio gli ospiti, rimaniamo d'accordo così, chiaramente la monitoriamo, quindi insomma i primi di febbraio, se ci sono novità anche prima, magari riprendiamo il punto proprio per seguire un percorso, insomma, che porti a qualche risultato. Quindi io ringrazio gli ospiti e passerei al punto successivo. Grazie. Buona giornata e auguri con l'occasione, vi faccio gli auguri di buone feste. Arrivederci. Allora, Maria, non abbiamo, dunque, non ho visto se abbiamo posta. No, non c'è posta, stavo appunto posta. Controllando perché non mi ricordavo neanche io. Ok, c'era solo quella, vabbè, che ho caricato adesso, magari l'avete vista, che questa interlocuzione con... Ma a me, insomma, piccola riflessione così di commissione, credo siamo rimasti in maniera molto intima, in pochi. E i documenti insomma parlano abbastanza chiaramente, perché comunque c'è il piano generale traffico urbano che ha tra gli allegati la perimetrazione dei centri urbani. Il Molino Santa Filicola è perimetrato all'interno del PGTU, dell'allegato al PGTU, e quindi Città Metropolitana dice se è perimetrato vuol dire che è parte di Roma Capitale. Presidente, quindi... mi perdoni se interrompo, sì? Però mi sono resa conto che c'è soltanto il consigliere Sordini e lei, perché poi c'è io vedo Angelini e Burgio in attesa, ovviamente avrà una telefonata in piedi, insomma. Oh, no, quindi... Sì, Angelini. No, ho visto anch'io che siamo in tre, seppur con Burgio in attesa, però Burgio dice, allora, l'attesa scatta quando c'è la telefonata, quindi evidentemente è come se fosse... è come se fosse presente in consiglio e riceve una telefonata, però fisicamente il corpo c'è, magari l'anima no, ma quello è un problema. Una giornata particolare per me, vi chiedo scusa. Ma no, non ti preoccupare, no? Per me è ripresente, insomma, però correttamente, insomma, se è presente si è posto il problema, però ecco, siamo in tre, quindi la commissione ha ancora titolo per essere aperta, insomma, non dobbiamo votare nulla, quindi insomma poi la telefonata ci sta, ecco, ripeto, è l'esempio del commissario che prende la telefonata quando è seduto al banco di consiglio e non risulta assente, insomma. Niente, no, questa è una riflessione veramente per pochi intimi, come dicevo prima. A questo punto io ho visto anche la carenza di commissari e di argomenti sul tema, se avete qualcosa nelle varie ed eventuali da segnalare. Presidente, io nelle varie eventuali ho la questione che già le ho posto ieri in consiglio su quei parcheggi di fronte il Caravaggio, lì dobbiamo fare qualcosa, quindi ricevo continuamente segnalazioni da quel punto di vista. Mi dica lei come agire, se dobbiamo fare un documento da mandare al dipartimento, agli uffici, ai vigili, perché il rischio incidenti è altissimo, soprattutto ragazzi vestiti, quindi togliere quantomeno i parcheggi che stanno non dalla parte della, io parliamo di Oceano Indiano, non dalla parte della Camera di Commercio, lì va bene, ma dalla parte iniziale invece lì si creano dei continui rischi, e come dire, non dobbiamo aspettare il morto per poi intervenire, no? Sì, allora io ricordo che il tema l'abbiamo ampiamente trattato, non mi ricordo se abbiamo fatto, sicuramente abbiamo fatto una nota sto guardando nella posta, è troppo lungo, però mi ricordo che ci fu anche un carteggio con il Dipartimento e Roma Servizi che ci segnalavano il fatto, eccola qua, parcheggi ciclabili via Oceano Indiano, aprile. Allora, rinfreschiamo un attimo la memoria a tutti, condivido. Allora, condivido schermo. Eccolo qua. Allora, Maria aveva fatto una parliamo del 25 gennaio, quindi un anno fa. Noi avevamo mandato una nota dove segnalavamo la problematica. Adesso, calma, si apre.
prima. Proprio la luce della segnalata, eccola qua. Ah no, era quella della polizia locale. Allora, noi l'abbiamo mandata alla polizia locale, perfetto. Facendo seguito a quanto indicato, il Dipartimento Mobilità ha indetto le conferenze dei servizi di trattamenti di analisi ciclabili, termine Laurentina Tre Fontane, via del Città Nuova Via d'America, piazza Cina, Euro, Cina Torino. Per quest'ultimo itinerario sono previste modifiche relative a viale dell'Oceano Indiano di fronte agli istituti scolastici Cannizzaro e Caravaggio, quindi da una parte e dall'altra, con inserimento di cordolo fisico di 50 cm, diminuzione della pista monodirezionale su ambi lati mediante le relazioni dei traversamenti pedonali rialzati. Quindi questa nota della polizia locale, che è di un anno fa se non sbaglio, 11/1/2023, ok, a questa c'era una cartella vuota, quindi non c'è. Non so, possiamo sollecitare una risposta alla luce di questa nota della polizia locale, perché se la polizia locale ha avuto questa informazione, se non sbaglio c'è anche un protocollo di riferimento, se non dico che fanno cesso gli atti, però allora, eccolo qua, c'è un protocollo del dipartimento. E peraltro io, se ricordo bene, queste piste ciclabili erano, questi interventi su queste piste ciclabili erano un finanziamento PNRR in scadenza 31/12/2023, non era nel pacchetto 26, quindi a maggior ragione noi abbiamo avuto ospite in commissione una brava architetta di Roma Servizi che ci aveva segnalato lo stato di avanzamento. La possiamo contattare anche alla luce di questa nota della polizia locale e capire a che punto è. Insomma, se è scadenza, probabilmente, insomma, stiamo parlando di una cosa che dovrebbe essere in fase di risoluzione. Qui parlano addirittura di cordolo fisico di 50 cm e attraversamenti pedonali rialzati. Quindi, insomma, mi impegno durante le vacanze di Natale a fare una nota, non magari alla vigilia, ma poco dopo. Tanto il 29 abbiamo una commissione, quindi siamo, diciamo, operativi come commissione quarta, e quindi con l'occasione riprendo questa nota della polizia locale. Non è arrivato null'altro, no Maria, evidentemente? No. Che un CN 145317. Un'audizione, no, con questa funzionaria che ci disse che era stata aperta senza l'autorizzazione di vigili, è stata una sorta di urgenza visto il periodo Covid, però è una cosa di provviso. Sì. Allora, le piste ciclabili transitorie emesse grazie a una delibera della scorsa delibera di assemblea capitolina o di giunta capitolina addirittura nel 2050 e nel 2020, vado a memoria, prevedeva d'imperio, tra virgolette, in stato, diciamo, emergenziale l'istituzione di alcune piste ciclabili transitorie. Transitorie perché poi dovevano avere una loro regolamentazione nel momento in cui l'emergenza Covid sarebbe andata a terminare, e quindi sarebbero stati un tracciato sul quale poi si sarebbe intervenuti. E così si sta facendo con questa amministrazione. Grazie ai fondi PNRR, quelle tre piste ciclabili che riguardano il nostro municipio sono finanziate, e se non sbaglio due su tre o tutte e tre con scadenza 31/12/2023. Quindi probabilmente adesso faccio una nota, insomma, senza convocarla al momento, però per capire, insomma, la scadenza, magari l'assessora ci poteva dare qualche informazione in più, magari lei più aggiornata di me probabilmente su questo, però insomma, passaggio con l'assessore lo faccio, dopodiché se non è esaudiente facciamo una nota a Roma Servizi e al Dipartimento per capire i tempi di realizzazione di queste migliorie segnalate peraltro nella nota della polizia locale. In PDF. Com'è? No, scusa, stavo cercando una cosa. Quindi va bene, dai, magari la mettiamo un punto all'ordine del giorno della prima commissione, se c'è un'eventuale risposta, se no eventualmente convochiamo Dipartimento Roma Servizi per capire, visto che c'è la scadenza del 31/12/2023 dei fondi PNRR per le piste ciclabili, quale occasione migliore in occasione della riapertura dell'attività del 2024, una convocazione di Roma Servizi / Dipartimento sullo stato di avanzamento e rispetto
delle opere finanziate e previste al 31-12-2023, tra cui in particolar modo, con particolare attenzione, questa di Via dell'Oceano Indiano. Va bene, è uno spunto anche per una nuova commissione eventualmente, al netto della nota o della risposta che ci possono dare durante le vacanze, che potrebbe anche non succedere, non avvenire. Altre segnalazioni sulle varie eventuali? Consigliera Vecchio, vedo che è rientrata. No? No. Allora dichiaro ufficialmente chiusa l'ultima commissione 3 del 2023. Auguro a tutti buone vacanze, ci vediamo con l'anno nuovo, belli carichi e rilassati. Mangiate pochi panettoni. Buon Natale. Buon Natale, buone feste a tutti. 10:25 interrompo la registrazione, buona giornata a tutti. Grazie Maria, auguri.